Allora, non ho visto tutti i video in questione perché, lo sapete, faccio una premessa, questo è un canale di cinema, ma ogni tanto mi piace parlare anche di ciò che succede su YouTube perché è troppo divertente, queste cose sono troppo divertenti. Ah, tra parentesi, se sentite una ventola che muove è il ventilatore, perché mi dite, oh, sudi tantissimo, ho il ventilatore o il sudore, e siccome devo cercare di fare un ragionamento abbastanza lungo, non penso che il video lo sia, ma il ragionamento lo sarà, lasciamo il ventilatore acceso così la mente è fredda. Allora, insomma, il caso Anima, cattivi esempi, taglio netto, mamma che entra in gioco. Allora, è successo. Che cosa è successo? Tempo fa, vi parlo di una mia esperienza personale, perdonate qua brufoli e cose, ma non ho fard per coprirlo, trucco per coprirlo, per cui, insomma, mi tenete così come sono. Così almeno quelli che vedranno questo video possono insultarmi dicendo che sono pallido, che devo andare al mare, che sono un nerd, che è meglio se parlo di cinema, chiudi il canale, è brufoloso. Potete farlo, fatelo, così mi faccio anche due risate. Allora, dicevamo, è successo tanto tempo fa, io abito al piano terra, sopra di me abitano i famosi Simpson, quelli che ogni tanto spostano i divani. Tempo fa la figlia, 14-15 anni, stiamo parlando di ragazzi di 14-15 anni, ok? La figlia invita degli amici a casa, questi ragazzini fumano sul terrazzo, il terrazzo da sul mio giardino, quindi sopra terrazzo, sotto giardino, e che cosa succede? Le cicche molto scherzosamente le gettano nel mio giardino, al che no, io pensavo che fossero, no, i soliti cagacazzo, diciamo le parole come stanno, perché tanto stiamo parlando di uno youtuber che bestemmia anche nella web, nella camera, per cui se io dico cagacazzo non penso che nessuno si possa offendere, però pensavo fossero i soliti cagacazzo che passando, io abito al piano terra, magari passando dal marciapiede gettano le cicche di sigaretta, finché un giorno non li scopro, non li vedo io con i miei occhi che lanciano le cicche di sigaretta e scherzano e ridano all'insaputa della figlia della vicina, sicché io esco fuori e dico, ragazzi, per cortesia smettetela di lanciare le cicche di sigaretta. E questi entrano dentro tutti di nascosto, di filata, i grandi spavaldi, no? Quelli che muso a muso non riescono a farlo, ma magari sono gli stessi che commentano e che seguono Anima, chi lo sa, o Zeb, o chi che sia, o anche altri youtuber che poi danno, come dice Taglionetto, il cattivo esempio, perché da un certo punto di vista lo fanno. Anima soprattutto, dopo aver visto questi video, lo provo, cioè non è che vado seguendo quello che dice Bonetti, l'ho visto ed è cattivo esempio, ma arriveremo anche a questo punto. Sì, forse il video sarà lunghino. Allora, fatto sta che la seconda volta che li becco, perché non è che 15enne smette, 15enne sottolineiamo, smette. La seconda volta che li becco gli dico, ragazzi, oh, veramente, basta, avete rotto i coglioni, la finite o non la finite? Non la finiscono, ovviamente, uno come me, no? Occhiali, capirai, questo coso in testa, la faccia così, fisico non ne ho. Quanta paura può incutere ad un quindicenne, finché poi non è arrivato mio padre, spalle piazzate, perché io poi tra l'altro sono un pacifista, non è che vado oltre, lì minaccio cose eccetera, sono uno abbastanza pacifico, soprattutto quando dico le cose agli altri, quindi sembro, come posso dire, un pochino più sottotono rispetto a uno che poi dovrebbe farsi valere, molto spesso, no, sono uno un pochino più basso. Cambio ogni tanto, a volte mi prende lo schizzo anche a me, però non mi sembrava il caso, avevano 15 anni, poverini, non capiscono un cazzo. E sono sgrammaticato volutamente, così magari qualche mamma può dirmi che sono sgrammaticato, ma arriveremo anche a questo. Che cosa succede quindi? Arriva mio padre, che non è per niente pacifista, spalle così, ben piazzato, più alto di me, e abbastanza tamarro nel modo di fare, vede questa cosa, gliela dico io, la vede coi suoi occhi, esce fuori, li prende uno per uno, li guarda negli occhi e gli dice, la prossima volta che fate una cosa del genere io non chiamo i carabinieri perché sono atti di vandalismo, ma questi insomma sono altri discorsi, non prendiamo la legge, non ce ne frega niente della legge. Io vi prendo una per una le cicche di sigaretta che avete gettato nel mio giardino e ve le faccio ingoiare finché non cominciate a vomitare per 3 giorni. Dopodiché vi prendo a calci in culo finché non vi rompo la testa. Culo, testa, pensare col culo, queste sono cose che hanno senso. Ecco, questo è il modo di trattare qualche bulletto, volendo. Ovviamente io sto facendo una pubblicità negativa al modo in cui bisogna trattare certe persone, ma voglio arrivare ad un concetto esemplare, che siamo tutti bulli dietro la cinepresa, dietro la telecamera, dici fare il figo, oh perché io la bravata, no, chi vuoi che no, bla bla bla, ci 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 ci. Però
Io vorrei tanto 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 inviare il video di Anima che lancia la frutta contro la finestra della vicina, contro la parete, il muro esterno della vicina, per poi inviarlo alla vicina affinché lei possa decidere se avviare o meno procedure legali, per poi vedere se la mamma effettivamente, che fa video risposta e difende il figlio, poi voglio vedere se quando dovranno pagare il costo della ripittura, del ridipingere la facciata esterna della casa della vicina, siano così aperti ancora a difendere il figlio, perché le bravate le abbiamo fatte tutti. Ecco, a questo voglio arrivare. Le ragazzate le facciamo tutti a 15 anni, le abbiamo fatte tutti, siamo stati tutti ragazzini, però il punto è che tra i 15 e i 20, 22, 24, quanti anni ha? Ce ne passa, ok? La bravata a 15 anni ci sta, la bravata a 24 non ci sta più, diventa reato, ok? Quindi un conto è un ragazzino di 15 anni che legalmente va senza casco in motorino, illegalmente ci va in due. Lo facciamo ancora oggi andare in due, io li sento anche parlare sul tram, sti ragazzini, oh andiamo, ti passo a prendere io, 14 anni, ti passo a prendere io col motorino, sali dietro di me, e l'altro ragazzino un pochino più maturo, ma che sei scemo? Se quelli prendono la multa, dopo noi non ce la facciamo più a pagare, non voglio andare in casini, vengo con la bicicletta. Quindi anche lì la maturità e l'immaturità, insomma i discorsi sono tanti. Il punto è che il ragazzino, le ragazzate, le bravate le fa le abbiamo fatte tutti, anche io a Halloween facevo le cagate in giro, mandavo a fanculo la gente, no, beh, le ragazzate, no? I primi casi di emancipazione a 14-15 anni, il primo sentirsi indipendenti porta a queste cose, porta a infrangere la legge, porta a essere offensivi, un pochino rompicoglioni, porta a queste cose, per cui fino a una certa età sono comprensibili, diciamo, poi da un certo punto in poi non lo sono più, cioè quando uno a una certa età deve diventare maturo, ma non come la frutta che va lanciata, perché ho visto il tutorial per fare i rutti, come fare i rutti, raga. Oh, ma di che cosa stiamo parlando? Il tutorial per fare i rutti. Io ritorno a Giuseppe Simone se devo guardare sta roba qui, oh raga. Ma veramente. Comunque, stavo dicendo che fino a una certa età uno dovrebbe maturare e capire che la bestemmia non fa più ridere. Io mi ricordo, c'è sempre esperienza personale, che da ragazzino, ripeto, 14-15 anni, c'era il corso di bestemmia registrato, con questa voce registrata che bestemmiava e faceva queste bestemmie fantasiose, tre livelli, adesso non ricordo di preciso, ma c'erano tutte queste bestemmie fantasiose, e in gruppo, la prima gita scolastica sul Gargano, in gruppo, in camera, sentivamo sta cagata e si rideva perché si aveva 14 anni, si era in compagnia, ripeto, i primi momenti di emancipazione, di sentirsi liberi e indipendenti, e ste cagate si fanno. Ok? E fanno ridere, fa ridere la bestemmia a 15 anni, fa ridere a tutti, è inutile stare qui a fare, oh perché ho bestemmiato, però quando l'età aumenta si dovrebbe essere un pochino più, come posso dire, non dico posati, ma capire che il porco qualcosa, il dio di qua, la madonna di là, non fa ridere, non fa più ridere. Se io comincio a bestemmiare in camera, fa ridere ai bambini di 13 anni, ok? E per quello poi la gente dice perché siete seguiti da bambini, a volte, anche per quello, diciamo. In ogni caso, oltre a questo, si aggiunge un fattore molto importante che volevo farci un video a parte, ma a sto punto accorpo tutto insieme. Voglio ringraziare dei ragazzi che me l'hanno ispirato, chi lo sa, sa che sto parlando di loro, perché a volte mi capita di parlare con questi ragazzini di 16 anni, di dirmi delle cose, di discutere anche della loro vita privata. Io non mi sento a mio agio con i miei coetanei, loro vogliono andare in discoteca, io no, a me piace il cinema, io faccio un canale di cinema, a me piace il cinema, loro no, non so come creare, insomma, una situazione che vada bene a tutti, non riesco ad entrare nelle compagnie, non mi piace il concetto di compagnia, loro vogliono ubriacarsi, io no, come devo fare? È paradossale che su Facebook conosca più persone interessanti rispetto alla vita vera. Quindi tutte queste cose qui, tutti questi discorsi qui, insomma, faccio una cosa generale, insomma, faccio una bella Macedonia per dirvi che quando uno accende una telecamera e arriva a molti spettatori, un minimo
di punto di riferimento, lo diventa, ok? Io, nonostante i miei pochi iscritti, 3.000 e poco più iscritti, sento ogni tanto, quando succedono queste cose, il peso di essere un punto di riferimento e cercare di sbagliare il meno possibile in camera. Quando dico la mia opinione, cerco sempre di essere un pochino, tra virgolette, cerchiobottaro, nel senso di non essere offensivo, di non insultare le persone e di non fare video per essere cattivo e per essere, come posso dire, inutile da un certo punto di vista. Io cerco sempre di essere, non dico l'esempio da seguire, ma di sicuro l'esempio da non seguire. Cerco di essere cerco di non essere quello che porta la gente sulla strada sbagliata, ovvero bestemmiare a 24 anni. Io c'ho 24 anni, di certo non mi metto a bestemmiare qui per fare ridere, di certo non comincio a dire le cavolate, di certo non comincio a parlare delle peggio cazzate solo per fare visualizzazioni, quindi fare ridere, ok? Quindi di sicuro non voglio fare il moralista tutte le volte, io insomma voglio fare, dico la mia quando ce l'ho da dire, per cui mi sento nel mio piccolo, perché sono piccolo, 3.000 iscritti è piccolo, mi sento comunque un punto di riferimento per certi ragazzini che per la prima volta si approcciano al cinema e per la prima volta cercano anche qualcuno con cui confrontarsi, qualcuno di più grande. E se dall'altra parte hanno qualcuno che bestemmia, sclera, lancia la frutta, proprio come fanno loro, si sentono grandi, ok? Si sentono già adulti, si sentono già ventenni, ne hanno 12, ok? Ne hanno 12. E questo è l'esempio sbagliato. Ora, la risposta non è ci sono i genitori per l'educazione, scusate se ogni tanto salto da un argomento all'altro, ma spero di aver seguito un filo logico. La risposta non è per questi ragazzini ci sono i genitori, io non sono un esempio educativo, perché, ve lo dico con tutta franchezza, noi da piccoli, e bisogna riflettere su questo, noi da piccoli seguivamo gli esempi che vedevamo in televisione. Vi faccio un esempio stupidissimo per farvi capire proprio il concetto. Come posso dire, quando ero al mare io giocavo ai Power Ranger, cioè fingevo di essere il Power Ranger, e quale Power Ranger sceglievi? Sceglievi il Power Ranger che ti piaceva di più, quello da cui ti sentivi più rappresentato, ok? Io sceglievo il Power Ranger verde, un po' perché mi piaceva il colore, un po' perché era il più, scusate, perché parlando di fuga non riesco a controllare ogni tipo, ogni minimo singulto, per cui vabbè, insomma, non è che ho fatto l'aria aperta come fa qualcuno il tutorial, capita, è la natura. Dicevo, sceglievo il Power Ranger che mi rappresentava di più. Questo per dirvi, faccio un esempio un pochino più maturo. La morte di Robin Williams, ho fatto un video qualche giorno fa, la morte di Robin Williams mi ha fatto capire che certi personaggi mi hanno in un certo qual modo influenzato, e Robin Williams, le figure che erano rappresentate al cinema da Robin Williams, il professor il professore di Flubber, Brainard, o il professore Keating dell'Attimo Fungente, il papà Alan Parrish di Jumanji, il papà di Mrs. Doubtfire, queste figure qui mi hanno in un certo modo influenzato e mi hanno cresciuto, mi hanno forgiato, come dico nel video, da un certo punto di vista. Ecco, se tempo fa la televisione e il cinema erano strumenti che influenzavano e che aiutavano a far crescere il bambino, adesso lo è anche YouTube. Volete che YouTube sia sostituta della televisione? Sia un sostituto della televisione? Volete questo? Bene, lo è a tutti gli effetti, lo è in tutti i sensi. Se voi fate un video su YouTube, siete comunque un punto di riferimento per qualcuno. Voi dovete capire che i genitori non sono tutti uguali, che i bambini non sono tutti uguali, e la risposta alla mamma di Anima è il chiaro riferimento, il chiaro esempio al fatto che i genitori non sono tutti uguali, perché il genitore di qui sopra, dei Simpson, quando gli ho detto guarda che gli amici di tua figlia lanciano le cicche di sigaretta sotto nel mio giardino, lui ha fatto, perché si sente, come si sente spostare i divani, si sentono anche le urla, gli ha fatto un culo così alla figlia, te sta gente non la fai più entrare in casa, e dal giorno dopo sti ragazzini sono più entrati, ok? Quindi ci sono genitori e genitori, c'è ancora speranza nel futuro, per cui dicevo, essendo quindi situazioni diverse, qualcuno può prendere come punto di riferimento uno youtuber, ok? E quindi, essendo un punto di riferimento, le cagate non fatele, va bene? Perché
Arrivati a una certa età, io posso capire il bambino piccolo che accende la webcam per imitare Favij, no, come è successo con quel, non mi ricordo che ragazzino, posso capire Giuseppe Sapio che, tra parentesi, la mamma di Giuseppe Sapio difendeva Giuseppe Sapio, quindi insomma, voglio dire, di che cazzo stiamo parlando? Ecco, questo è un concetto, allora a me mi sembra stupido fare sti video, vi rendete conto io di che cosa devo dire in camera? Poi adesso qualcuno scriverà nei commenti, nonna, se non so, se ti sembra un video stupido non lo fare perché evidentemente è stupido. Io già me le immagino le vostre critiche che mi farete qui sotto. E cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che comunque sia qualche bambino può essere preso, può prendere come riferimento gli youtuber. E quindi come io posso capire Giuseppe Sapio, posso capire dei certi bambini, ma quando uno di 24 anni mi prende la telecamera in mano, ok, e mi fa il tutorial su come fare i rutti, il tutorial, la chat roulette per andare a cercare i peni su chat roulette, la challenge per cercare i peni su chat roulette, mi fa ste cose qui, ok? Cioè, a me mi, voglio dire, e lo fate in maniera, no, volgare, offensiva, e anche, come posso dire, lanci la frutta davanti al terrazzo e ti riprendi. Ecco, un altro concetto che volevo dire è che queste cose sono sempre successe, solo che adesso ci sono le videocamere e vengono enfatizzate e c'è sempre il pubblico che le condanna e il pubblico che le acclama perché sono scemi come loro. Però, ovviamente, faccio questo video per un solo motivo e così arrivo al nocciolo. Così come ci sono tante persone che difendono questi youtubers, voglio far vedere che ci sono altrettante persone che li condannano questi atteggiamenti. E quindi siamo proprio a metà tra. Ci vuole di qua e di là. Cioè, come posso dire, la campana deve suonare da tutte e due le parti per poter capire, insomma, il punto di vista. Poi magari ci sta anche la via di mezzo, magari dici, ah, non tu, per fare un altro esempio, non tutti gli esperimenti sociali sono così fastidiosi, sono così, come posso dire, pericolosi, sono così, anche, sì, va bene pericolosi per la gente, per gli altri e anche per chi li fa. Non tutti gli esperimenti sociali, chiamati così ma la fisso candid camera, non tutte le candid camera sono pericolose, per cui magari generalizzare troppo, non tutti i game player, infatti non è un video contro i game player questo, non tutti i game player portano il cattivo esempio e questo è vero, però nel momento in cui uno youtuber decide di diventare youtuber e quindi di diventare un esempio, un portatore di esempi per dei ragazzini, non può mettersi a fare video, poi magari la bestemmia scappa, no? Perché è un videogiocatore, no? Lì per lì, anche io quando giocavo bestemmiavo nei videogiochi, bestemmiavo perché a volte capita, ti parte, è così. È il sintomo, da un certo punto di vista tutto italiano, della bestemmia che fluisce via. Molto spesso toscano, molto spesso, insomma, chi ce l'ha di più, chi di meno, la bestemmia fluisce. Nel momento in cui sei incazzato è così. Però farci video, proprio crearci il personaggio intorno è sbagliato, perché è proprio una mancanza di rispetto e anche di maturità, già solo la bestemmia. Figuratevi fare un tutorial sui rutti, figuratevi fare un tutorial su come lanciare la frutta alla finestra della vicina, figuratevi fare queste stronzate qui. Poi se vi arrivano delle denunce, ve le meritate, ok? Il punto è questo, YouTube non è la vita vera, ma fare danni alla vita vera per fare video è comunque, ci saranno delle conseguenze, ok? E questo non è un video contro qualcuno, questi sono tanti esempi portati in modo che qualunque ragazzino di 18 anni, di 17 anni, di 16 anni decida da oggi in poi di fare video su YouTube, che li faccia con la cazzo di testa, perché non se ne può più di sti minchioni che non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera e fanno i video su YouTube per rompere i coglioni nella vita vera. Non se ne può più. Io da mercoledì torno a fare video sul cinema, ma è stato troppo divertente sfogarmi così e anche fare quel mezzo singulto in mezzo al video, così almeno avete qualcosa di cui sparlare. Ora, fatemi divertire coi commenti, voglio vedere che cazzo ci avete da dire. Vi saluto, vi ringrazio, buon cinema a tutti e andate a vedere Dragon Trainer 2, non Transformer 4. Veramente, perché ho sentito anche questo, genitori che dicevano al figlio vai a vedere Transformer 4 e il figlio no, voglio andare a vedere Dragon Trainer 2, no, vai a vedere Transformer. Ma stiamo
scherzando, un bambino non è più capace di vedere, di decidere che cazzo guardare. Torneremo anche su questo argomento. Buon cinema a tutti, alla prossima, ciao!